a tutti buon pomeriggio questa è un'altra giornata guerriera di campagna elettorale per portare il Movimento 5 Stelle al governo dell'Italia qui siamo in Calabria in un posto meraviglioso è il parco archeologico Scolacum ci troviamo a Roccelletta di Borgia in provincia di Catanzaro stamattina con Paolo siamo stati eh, a Squillace siamo qui per rilanciare un'importante nostra battaglia che riguarda eh, la sanità eh, Oggi la sanità calabrese, purtroppo, come sapete, è in forti difficoltà. Ai nostri concittadini calabresi non è garantito il diritto alla salute, il diritto di accedere a delle strutture che siano dignitose e dei servizi che si possano definire tali. Stamattina sono uscita con una diffida formale che ho già inviato al presidente della Regione Calabria, Oliverio. Eh, questa è una battaglia che continua perché prima di Natale avevo fatto un'importante conferenza stampa eh, dove ho denunciato eh, i direttori delle aziende sanitarie calabresi che, si sono, eh, che hanno sforato i bilanci delle aziende che dirigevano. Eh, senza apportare tra l'altro alcun eh, miglioramento ai servizi, né tantomeno eh, ai, ai, ai pazienti di quelle strutture. E c'è qualcosa di più perché eh, le nostre denunce si rifanno ad una legge regionale, una legge regionale che dice eh, che i direttori delle aziende sanitarie che. Eh, sforano eh, i bilanci, ovvero lasciano i bilanci in negativo, devono decadere dall'incarico. Quindi c'è una legge che lo prevede ed è giusto che sia così perché significa che quei eh, dirigenti di quelle aziende sanitarie non sono in grado di gestire al meglio i bilanci. Io vorrei, vorrei leggere queste, eh, queste cifre. Eh, abbiamo visto che eh, non raggiungendo l'equilibrio di bilancio, secondo una legge regionale, questi dirigenti dovrebbero eh, andare a casa. Parliamo di queste aziende, penso, penso per esempio all'ASP eh, di Cosenza che per il 2015 ha un passivo di 30, oltre 30 milioni di euro, per il 2016 ne ha eh, un altro e eh, nemmeno ha adottato il bilancio. Poi l'ASP di Catanzaro che per il 2015 ha un passivo di 19 milioni di euro e oltre, per il 2016 invece ha adottato il bilancio ma non l'ha trasmesso al Dipartimento Regionale della Salute. Per il 2015 l'ASP di Crotone ha un passivo di oltre 8 milioni di euro, per il 2016 ne ha un passivo di 27 milioni e 506 mila. Uh, per il 2013 l'azienda Mater ha un passivo di... Oltre 15 milioni di euro per il 2014 di oltre 26 milioni di euro per il 2015 di oltre 27 milioni, sempre in Materdomini per il 2016 di oltre 20 milioni. L'ASP di Reggio Calabria invece risulta che non abbia nemmeno adottato il bilancio per gli anni 2015 e 2016. Come vedete siamo in una situazione in Calabria di illegalità diffusa a partire dalle dirigenze. Eh, abbiamo chiesto formalmente, pensate, parlavamo di Natale, quindi. Già dall'anno scorso abbiamo dato la possibilità al presidente della Regione Calabria Oliverio di, eh, formalmente di agire e di rimuovere questi dirigenti che addirittura poi sono stati premiati alcuni con dei bonus di migliaia di euro. E questo è scandaloso, ed è scandaloso ancor di, di più in questa fase eh, delicatissima per il futuro dell'Italia perché il 4 marzo si andrà a votare e ad ancora i nostri competitor politico-elettorali eh, continuano a dire balle su balle in termini di sanità. Eh, dicono di avere fatto battaglie che noi abbiamo mai visto fare né eh, in Calabria, eh, all'interno del Consiglio regionale eh, né tantomeno a livello nazionale. Anzi, hanno ancora di più eh, collaborato a far eh, definitivamente naufragare la sanità calabrese. E perché non possono fare nulla? Vi faccio un esempio: l'esempio eh, di Belcastro che è stato più volte nominato ed è veramente forse al Guinness dei primati. Eh, perché nessuno del centro-destra e del centro-sinistra dice nulla su queste nostre importanti denunce? Perché questi soggetti li hanno nominati loro e quindi siccome indifferentemente una volta il centro-destra, una volta il centro-sinistra li ha portati ai vertici delle aziende sanitarie, non sentirete dire una parola da nessuno degli altri nostri competitor politico-elettorali. Ecco con Paolo Parentela abbiamo fatto tantissime battaglie in questi cinque anni e nessuno può vantare eh, il nostro davvero curriculum di attività eh, su, questi, su questi temi e su altri, per esempio Paolo su, su Catanzaro sono state tante le battaglie ma erano sempre battaglie in favore dei calabresi tutti e della sanità pubblica che è, tra l'altro è anche un nostro punto eh, nel programma di governo 5 Stelle. Sì, siamo veramente arrivati al paradosso perché mentre la prima vi raccontava eh, tutti eh, diciamo, i disastri che hanno causato i direttori delle ASP in merito ai bilanci, è paradossale che addirittura questi si autopremiano in, eh, con 28 mila Euro, mi riferisco al direttore generale Perri che si è autopremiato per aver fatto cosa? 28 mila Euro in più nel suo stipendio questi qua si autopremiano e nel frattempo eh, causano disastri ai bilanci delle, delle ASP. La, la situazione è davvero drammatica, questi non, non andrebbero premiati ma andrebbero mandati a casa. Basta con queste nomine politiche dei dirigenti delle ASP, noi vogliamo premiare la, la meritocrazia e il distacco delle ASP dalla politica perché altrimenti avremo sempre un sistema clientelare che ci ruba il, ogni diritto e ogni speranza di futuro in questo Paese. La situazione è drammatica. Gli ospedali che abbiamo visitato in questi anni con Dalila sono veramente ridotti all'osso. Qui a Catanzaro, io ci tengo a ricordare, il, abbiamo il Pugliese Ciaccio che potrebbe essere un gioiellino con de, tecnologie e, e macchinari all'avanguardia che purtroppo rimangono chiusi, imballati a causa dell'assenza di personale sanitario come ad esempio nel reparto di radiologia. La situazione è grave, questa gente deve andare a casa, devono pagare per il disastro che hanno causato. Il 4 marzo votiamo via questa classe politica che ha divorato il futuro della nostra Calabria e del nostro Paese. In queste questa giornata è andata anche la ribalta mediatica il caso eh, di Pietro Filippo, dirigente dell'ASP di Cosenza, che pensate è stato condannato definitivamente eh, per truffa eh, quindi, eh, ai danni eh, dello Stato, ma è rimasto lì fermo al suo posto nonostante eh, la legge eh, diceva che doveva essere rimosso dall'incarico. In questi anni nessuno oh, si è, si è appunto attivato per avviare le procedure di, per la rimozione dalla, eh, dal suo posto di, di dirigente dell'asp di cosenza ed è rimasto lì fermo immobile. Ora eh, questo è un caso purtroppo che ormai eh, finisce così quindi uno di quelli che, che l'ha fatta Franca. Eh, però eh, nel caso di questa nostra denuncia, ovvero della nostra diffida formale eh, ad Oliverio e tutti i responsabili istituzionali di queste nomine, si può ancora fare qualcosa. Ovvero è possibile rimuovere dai loro incarichi questi dirigenti che hanno fatto buchi di bilancio e non sono riusciti ad innalzare in alcun modo i livelli dei servizi e delle prestazioni sanitarie. Noi siamo stufi di questa dirigenza incapace e poi vengono a dire a noi che siamo gli incompetenti. Poi sono i primi eh, che vivono nell'illegalità diffusa e che non, non muovono un dito per, per modificare le, le cose. In effetti il Presidente Oliverio in Calabria è stato sempre eh, muto, immobile ed omertoso, così come le altre forze politiche. Mi riferisco anche al centrodestra che poteva fare un'opposizione dentro quel Consiglio regionale e sono state altrettanto immobili. Adesso si svegliano in campagna elettorale pensando che i cittadini eh, siano totalmente Distaccati e assenti rispetto. Alle, alle cose che avvengono ogni giorno. Eh, noi crediamo davvero, da quello che stiamo facendo in questi giorni, dalle, dai tanti incontri e dall'affetto che ci dimostrano tanti cittadini, che questa è la volta buona per, per cambiare, per avviare questo, questo cambiamento. Eh, ne abbiamo la possibilità, c'è cioè una concreta possibilità che un figlio del Sud come Luigi Di Maio diventi Premier e sta soltanto agli italiani, ai calabresi, darci questa forza. Noi non vogliamo più stare all'opposizione, avremo sicuramente un grande riscontro. Saremo sicuramente dentro il Parlamento, ma vogliamo avere davvero il sostegno elettorale per essere forza di governo. Dateci questa opportunità, adesso il nostro lavoro l'abbiamo dimostrato in questi anni dentro le istituzioni e fuori, continuiamo a svolgere il nostro lavoro da parlamentari uscenti anche a Camere sciolte, adesso tocca a voi fare quella rivoluzione dentro la cabina elettorale.